Dante, il diritto non quello di oggi, ma quello dei suoi tempi. Questo è il tema di un interessante convegno organizzato alla prefettura di Isernia dall'associazione Forense Le Toghe. Un impegno, quello del prefetto Piritore, che ha messo a disposizione la sala convegni del Palazzo di Governo, che sottolinea i meriti culturali e sociali dell'iniziativa. E abbiamo il piacere di ospitare l'associazione Le Toghe, nella persona del presidente, l'avvocato Saveria Mobrici, che in collaborazione con Le Toghe abbiamo organizzato questo convegno, che è un aspetto culturale di un'enorme importanza. Si tratta di Dante Alighieri e i rapporti con il diritto di quel tempo. Naturalmente è un convegno riservato agli avvocati, però ha degli aspetti culturali che non, da assolutamente non sottovalutare. Riteniamo di avere contribuito anche in questa maniera a un percorso di sviluppo della cultura di Isernia. Uno degli interventi più apprezzati è stato quello di Pasquale Landi, docente di diritto all'Università del Vaticano, la LUMSA di Roma. È stato lui a spiegare che oggi il diritto ha perso tutta quella umanità che Dante auspicava nei suoi versi. L'insegnamento di Dante nel mondo del diritto è assolutamente attualissimo, perché Dante aveva un'idea del diritto come spiritualità ed umanità, due valori che secondo me il diritto pratico dovrebbe assolutamente recuperare. Quello che si celebra in tutti i palazzi giustizia, negli studi professionali, purtroppo il diritto è diventato asettico, aspirituale. E l'insegnamento di Dante in materia giuridica è questo, cioè l'umanesimo nel diritto.